Ciao ragazze! Oggi yoga in gravidanza, come al solito abbiamo bisogno di un tappetino, della palla e se volete anche di una sedia, poiché alcuni esercizi che magari si possono fare da seduti, per alcuni è più facile farli su una sedia. Siete a casa vostra, sentitevi libere di ascoltare il vostro corpo e le indicazioni che vi dà. Quindi se in questa posizione un giorno a caso non siete comode, vi mettete a farlo sulla sedia, questo primo esercizio. Andremo a fare la respirazione yogica completa, partendo con le mani sulla pancia e respirando dalla pancia. Quindi inspiro, la pancia si gonfia. Espiro, la pancia si rilassa. Se vi ricordate, il diaframma è come una cupola che inspirando si allarga verso il basso, spingendo sugli organi e sulla vita che è dentro di voi, ed espirando si rilassa. Quindi attiviamo questa modalità di respiro senza mai arrivare a dare fastidio al nostro corpo, quindi senza forzare. Inspiro, cerco di invitare il respiro nella pancia. Espiro, rilasso il respiro. Inspiro la pancia. È come se si gonfiasse come un palloncino, espirando si rilassa. E poi porto le mani sul petto, inspiro e il petto si espande, espiro, rilasso il petto. E con la prossima ispirazione portiamo una mano sulla pancia, l'altra rimane sul petto. Inspirando, invito il respiro nella pancia, che poi si estende alla zona del torace fino alle clavicole. Espiro, rilasso senza forzare nulla. E lascio che l'aria esca fino in fondo. Inspiro dalla pancia, inspiro dal petto, completando il respiro dal petto, espiro, rilasso e andate con il vostro ritmo del respiro. Questo esercizio si può fare anche da terra, è un esercizio che aiuta a prevenire il reflusso, il dolore alla schiena, aiuta ad avere una capienza polmonare maggiore e quindi vi aiuterà anche durante il parto. E si può fare anche quindi da sdraiate, calcolando però che il reflusso aumenta da sdraiati, quindi scelgo la posizione appropriata. Inspiro, ancora qualche respiro. E poi rilasso le braccia. Andando avanti con la pratica, non è necessario mettere le mani una sul petto, una sulla pancia, ma all'inizio ci dà un punto di un riferimento fisico e quindi ci aiuta, è come se evidenziasse una parte del nostro corpo che il nostro sistema nervoso riconosce e quindi è facilitato nell'utilizzo di quella zona. Adesso facciamo il saluto al sole, quindi se siamo sulla palla, spostiamo la palla. Se siamo sulla sedia, spostiamo la sedia. Se siamo sedute a terra, partiamo da terra, andando sulle quattro zampe e risalendo come se fosse già un saluto al sole. Quindi cammino con le mani verso le ginocchia non troppo larghe, ma abbastanza da far passare la pancia, mi appoggio sui gomiti e poi risalgo. Sento di avere la pressione bassa,
dopo aver fatto una respirazione a terra, può darsi che giri un po' la testa, a ritornare in piedi. In quel caso mi fermo un attimo e fisso un punto e vedrai che i giramenti passano, se no ci sediamo. Portiamo per adesso le mani davanti al petto, anche questa posizione non è casuale perché congiunge la nostra parte femminile con quella maschile e aiuta in qualche modo i nostri emisferi a collegarsi. Rilasso le spalle e da qua inspirando mi allungo verso il cielo. Allungo bene le dita delle mani, le gambe, i glutei vanno giù verso la terra senza inarcare, quindi la zona lombare che vogliamo appiattire. Espiro, scendo e mi appoggio sui gomiti. Da qua allungo un po' la schiena e poi cammino con le mani sulla terra per portare le ginocchia a terra. L'addominale non andrebbe utilizzato in gravidanza, però in questo caso ci può un pochino aiutare in modo lieve ad andare verso la terra. Appoggio poi il sedere sui piedi, attenzione alle ginocchia che fanno passare la pancia, quindi un pochino larghe. Inspiro, allungo e faccio camminare le dita in avanti per allungare bene la schiena. Espirando, vado nelle quattro zampe. La gamba destra fa un giro ampio dall'esterno per arrivare fra le braccia. Da qua la mano destra mi aiuta a risalire. Le mani si uniscono di fronte al petto e il bacino scende. Se il ginocchio va oltre la caviglia, in questo caso va bene perché siamo all'interno di una sequenza. E poi vado ad appoggiare il gomito destro sulla gamba destra. Il braccio sinistro sale su e crea una mezzaluna. Mi apro quindi verso sinistra, petto anche, aperte verso sinistra. Se sono molto elastica posso anche scendere con la mano destra a terra, in quel caso il braccio sinistro va su. Espirando ritorno con le mani a terra, la gamba destra arretra, si appoggia dietro e risaliamo su, quindi le mani camminano fino a portare i gomiti sulle ginocchia, rilasso la zona lombare, rilasso la zona cervicale, spingendo sui piedi, ritorno su e mi allungo al cielo. Espiro, rilasso e mi fermo un istante. Lentamente porto le mani al petto, inspiro, mi allungo. Espiro, scendo e mi appoggio con i gomiti sulle ginocchia, allungo la schiena, inspiro. Espiro, scendo con le mani a terra, arrivo sulle quattro zampe, poi i piedi scendono verso il sedere, le mani camminano in avanti. Inspiro per allungarmi. Espiro, ritorno sulle quattro zampe, la gamba sinistra che fa un movimento là ampio esterno, la mano sinistra si appoggia sulla gamba sinistra, risalgo, le mani vanno davanti al petto, inspirando scendo con il bacino. Espiro, ritorno su, gomito sinistro sulla gamba sinistra e posso o creare appunto questa mezzaluna che mi apre verso destra oppure scendere con la mano a terra e in quel caso il braccio sale su. Espiro, ritorno con le mani a terra. Abbiamo tutte e due le mani interne, così che la gamba sinistra si può sganciare e tornare dietro. Appoggio l'avampiede a terra e ritorno con i gomiti sulle ginocchia. Da qua appiattisco la schiena, rilasso la zona cervicale e ritorno su spingendo sui piedi. Inspiro, mi allungo al cielo. Espiro, rilasso le braccia e mi fermo un istante. E poi ritorniamo, mani davanti al petto. Inspiro, mi allungo, ora andiamo un pochino più veloce. Inspiro su, glutei verso la terra, appiattisco la zona lombare, espiro scendo. Inspiro, allungo la schiena. Attenzione a non inarcare le cervicali, espiro, scendo.
Inspiro a lungo, cammino in avanti con le dita delle mani. Espiro, risalgo sulle quattro zampe. La gamba destra viene fra le mani, la mano destra mi aiuta a salire. Mani davanti al petto, inspiro a lungo. Espiro, passaggio o con la mano a terra o con il gomito. Inspiro a lungo, in questo caso il fianco sinistro, se sono a terra allungo bene il braccio su. Espiro, le mani scendono a terra, la gamba destra raggiunge la sinistra. Appoggio gli avampiedi a terra, passaggio, appoggio i gomiti alle ginocchia, inspiro allungo la schiena, appiattisco anche la zona cervicale, espiro, spingo bene sui piedi, il collo è rilassato e risalgo. Inspiro, mi allungo al cielo. Espiro. Ok, da qua ripartiamo l'ultima volta, inspiro su. Espiro, gomiti alle ginocchia. Inspiro, allungo la schiena. Espiro, mani a terra. Inspiro, sedere sui piedi. Espiro, la gamba sinistra si sposta, viene in avanti. Risalgo. Inspiro, scendo col bacino. Espiro, ritorno su, mezza luna verso sinistra oppure allungo. Espiro, ritorno con le mani a terra, la gamba sinistra raggiunge la destra, vado con le mani verso le ginocchia, risalgo con i gomiti sulle ginocchia, appiattisco. Espiro, spingo sui piedi, risalgo e mi allungo al cielo. Espiro, rilasso le braccia. Se sento che mi gira molto la testa o c'è qualcosa che appunto non va, mi siedo sulla sedia a fare il prossimo esercizio in maniera che sia un esercizio totalmente comodo. Altrimenti posso afferrare la mia palla e metterla sotto. Appoggio i piedi a terra e inizio con una buona presa, quindi non su un terreno che scivola, e inizio a far ruotare con un buon grip sotto i piedi, inizio a far ruotare il bacino, un movimento anche più lento di quello che faccio io, ma che mi permette di smuovere un po' la zona lombare, il bacino, di dare un po' un massaggio alla parete pelvica, un po' da una parte, un po' dall'altra. E adesso che abbiamo evidenziato con la nostra palla la parete pelvica, proviamo a contrarre e rilassare. Contrarco come se risucchiassi una pallina verso l'interno dalla vagina o come se trattenessi la pipì. E espirando rilasso. È possibile che un movimento ci aiuti, io ve lo faccio vedere di lato ma voi rimanete verso di me. Porto la coda leggermente fra le gambe o porto la coda all'indietro. Non vogliamo inarcare troppo la zona lombare che fa male, però è un leggero movimento proprio del bacino, dove inspiro, contraggo leggermente la zona vaginale e quindi la pelvi, espiro, invece rilasso e la coda va indietro. Quindi inspiro, espiro, inspiro, contraggo, espiro, rilasso. E così continuo, inspiro, contraggo, espiro, rilasso. Ok, per ampliare il rilassamento proviamo a fare una U. Inspiro, contraggo, coda fra le gambe. Espiro, U. O una U o una U, va bene, eh? U.
E da qua scendiamo verso la terra, ma lo facciamo in modo dolce, risalendo prima dalla palla. Se c'è bisogno mi fermo un po', perché espirando dalla bocca può darsi che la scenda un pochino la pressione o ci siano sensazioni particolari, mi fermo. Potete stoppare il video in qualunque momento, prendermi un momento, andare a bere, al bagno, potete anche farlo. Da qua scendiamo con le mani sulla palla e facciamo camminare la palla in avanti con le gambe leggermente divaricate, così da allungare bene la schiena. E andiamo di nuovo ad ondulare un po' a sinistra, a destra il sedere, così per allungare bene le lombari, per dare mobilità al bacino. Continuo il rilassamento che stavo dando prima alla parete pelvica. E poi vogliamo scendere verso la terra, quindi la schiena si incurva un po'. Mi aiuto un pochino con la palla e scendo in modo delicato verso la terra, con le ginocchia, attenzione a non appoggiarsi totalmente sulla palla. E da qua stessa cosa, però sulle quattro zampe o sulle ginocchia, insomma. Scendo, spingo leggermente il sedere all'indietro, la testa scende. Se questo vi dà fastidio al seno che è gonfio, potete anche trovare altre soluzioni. Vogliamo allungare la zona lombare. Qualche respiro anche qua, dondola sinistra destra. Posso disegnare un 8 con la coda. E poi cambio il senso di disegno dell'8. Un piccolo 8, va bene anche scullettare a sinistra e a destra se lo sentite faticoso. E poi ritorno. Se è comodo mi siedo sui piedi, altrimenti trovo un altro modo per scendere dalla posizione. E andiamo a fare il piccione. Quindi via la palla. Dalle quattro zampe porto il ginocchio destro fra le mani. Il piede destro va leggermente a sinistra, trovo anche lo spazio per far scendere la pancia e appoggio i gomiti a terra. Allora, questo è il piccione, che nella sua forma, diciamo, più avanzata ci porta ad allungare le braccia in avanti. Allora, se questa posizione già così è forte, o posso afferrare un cuscino alto e metterlo qua sotto per appoggiarci sopra la fronte. Oppure, se è veramente troppo intenso questo esercizio, noi a lezione l'abbiamo fatto dall'altra parte, cioè con la schiena a terra e il ginocchio che viene verso di noi. Quindi posso scegliere se farlo anche ogni giorno, posso farlo diverso, un giorno così, un giorno colà. Posso scegliere se farlo così, oppure in questo modo. In ogni caso andrà ad avere un effetto molto benefico sull'intestino. Scelgo come fare il mio piccione rovesciato oppure a terra, oppure con un aiuto. Se vi impratichite questo esercizio può essere anche mantenuto per circa 2 minuti, poi spingo via sulle braccia e cambio gamba. Che io sia con la schiena a terra o sia in questa posizione, cambio gamba e
Se sono così, vi ricordo, il piede va prima sotto il gluteo e poi si sposta un pochino a destra. E poi scendo con i gomiti, andando ad abbracciare il cuscino, allungando le braccia. Scelgo qual è la mia modalità. Cerco di mantenere più o meno la stessa modalità sul lato destro e sul lato sinistro, in modo da fare equilibrato su entrambi i lati. In modo da mantenere un equilibrio all'interno del corpo. E poi spingo via il terreno, la gamba sinistra raggiunge la destra. E ci mettiamo sulle quattro zampe con le mani un pochino più avanti e andiamo con il sedere verso, diciamo, la terra, senza però andare in una posizione dove dobbiamo tendere la zona addominale, ma lievemente in avanti, così che la zona perineale si contrae. E poi andiamo col sedere verso i piedi, le ginocchia sono larghe più o meno come le spalle, non serve di più. E qua rilasso la zona perineale e poi contraggo, risalgo, rilasso e scendo. Posso anche fare il respiro insieme al movimento, posso mettere tutto combinato, inspirando, risalgo, contraggo la zona perineale, espirando, posso espirare dalla bocca, rilasso, inspiro, contraggo. Espiro, rilasso. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Potete fare ancora qualche ripetuta voi col vostro ritmo. E poi scendiamo verso la terra. Quindi passo dal fianco, apro le braccia a croce, porto i piedi abbastanza vicini al sedere e lascio cadere le ginocchia verso destra, lasciando che le gambe, se c'è bisogno, si spaino un pochino. Partono già un pochino aperte, Quindi scendono, la mano destra può aiutare le ginocchia a scendere oppure rimanere aperta nella sua posizione a croce. E poi le ginocchia risalgono e scendono dall'altra parte. Anche qua circa 8-10 respiri, dove cerco di portare il respiro nel bacino. Poi in ultimo andiamo a portare le ginocchia al petto, mantenendole sempre un pochino larghe, quindi una per mano. Appiattisco così la zona lombare. E poi andiamo ad allungarci sul tappetino. Voi vi allungate nella solita posizione, che può essere appunto aiutata da cuscini, coperte, tutto quello che è necessario per mettervi comode. Può essere fatta sul fianco, chiaramente utilizzando cuscini, magari anche un cuscino fra le ginocchia indicato, un cuscino sotto la testa. Se avete già il cuscino d'allattamento si può anche, ci sono quei cuscini lunghi che passano dalla testa e poi scendono fra le ginocchia sul lato sinistro.
Oppure sdraiato, se sovente ho male alle lombari, è importante mettere un cuscino sotto le ginocchia e lasciare che le ginocchia scendano lateralmente e mettere magari anche un cuscino sotto la testa. Altrimenti posso anche sdraiarmi e ci portiamo già in una posizione che ci coccola, quindi stiamo attenti proprio ai dettagli. Qualunque piccolo accorgimento per rendere la posizione più comoda lo faccio. E mi permetto di abbandonarmi alla forza di gravità. Mi permetto un attimo, un istante di rilassamento dove mi fermo per ascoltare la sensazione di esistere. Dov'è dentro di te la sensazione di esistere? Cosa ti dici che ti dice che adesso tu esisti? Cerca questa sensazione dentro di te. E percepisci la magia che all'interno della tua esistenza sta come nascendo una nuova luce, una nuova vita, un nuovo cuore che batte. O due nuovi cuori che battono. Percepisci quindi che dentro al tuo essere si sta creando una vita nuova, un nuovo inizio e ogni essere umano è un mondo a sé, quindi un nuovo mondo. O due nuovi mondi. E percepisci la bellezza e l'immensità di tutto questo. E rimani nella posizione fin quando lo percepisci necessario. Prenditi il tempo di godere di questi ricchissimi attimi di contatto e presenza interiore. Io vi saluto, ma voi rimanete quanto volete nella posizione in cui siete.